Siamo all'ottava partita di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Pomarico sfida in casa il Savoia. Il Savoia si trova ad affrontare un Pomarico con grandi ambizioni, consapevole della superiorità di quest'ultima. Non a caso il Savoia cercherà di strappare un pareggio innalzando un muro quasi inespugnabile. Un Pomarico che attacca continuamente subito dai primi minuti. Infatti, al terzo minuto, Camillo Laterza, con uno dei suoi soliti tiri dalla distanza, da circa 25 metri, insacca portando in vantaggio la sua squadra. Risultato poi rimarrà invariato fino al quindicesimo minuto del secondo tempo, dove su calcio d'angolo Antonio Calabrese in una mischia tira segnando il gol del 2-0. Dopo qualche minuto il Savoia accorcerà le distanze, ma servirà ben poco perché dopo l'entrata dell'attaccante Gabriele Laterza, che con un gol in diagonale decreterà la fine dei giochi per il Savoia. Alla fine la partita finirà con il risultato di 3-1. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.